Ma c'è una grandissima vicinanza della città a Salvatore e a tutta la sua famiglia. Mia personale, è la ferita più grave, non voglio fare una gerarchia tra le ferite, ma è la tragedia più grave, più inaccettabile che noi abbiamo avuto. Quindi da sindaco, da napoletano, da padre, penso di interpretare il sentimento diffuso, unanime. Noi sin dall'inizio, con discrezione, abbiamo avuto contatti e continuiamo a avere contatti con la famiglia di Salvatore Giordano. Noi vorremmo ricordare nel miglior modo possibile Salvatore, con tante iniziative visibili, mediatiche, meno mediatiche. Ci farebbe piacere farlo con la famiglia, ma siccome lo avvertiamo comunque come un dovere civico e morale, noi comunque lo ricorderemo. Anche prima di Natale abbiamo in mente di fare un'iniziativa molto significativa. La stella è un segno di luminosità, è un segno degli angeli, dei nostri defunti che non ci sono più. Quindi era proprio, non è assolutamente intenzione né nostra né di qualsiasi commerciante né di qualsiasi cittadino urtare la sensibilità della famiglia Giordano in un posto tra l'altro che non è esattamente il posto della tragedia. Però se comunque questo ha potuto, come dire, ferire o comunque in qualche modo far dispiacere, rammaricare, come ha usato lei, di questo ce ne dispiaciamo, come dire, in qualche modo siamo anche disponibili a chiedere scusa di tutto questo, però riteniamo che una luce per il Natale che è di tutti, di chi ha perso familiari recentemente, di chi li ha persi come la famiglia Giordano con Salvatore, il Natale è un gesto in cui dobbiamo ricordare chi non c'è più, ma anche aprire un sorriso. A me farebbe piacere essere vicino a questa famiglia anche con un sorriso, sapendo che Salvatore ci guarda dal cielo e la stella forse è il simbolo che maggiormente sa rappresentare la vicinanza tra la terra e il cielo. Quindi veramente per noi è un gesto di assolutamente non di mancanza di rispetto, anzi, e mi auguro che tutti quanti contribuiamo a creare un clima di solidarietà e di vicinanza e di ricordare al meglio Salvatore. E ovviamente non ho mai pensato, né non penso mai che ci sia una strumentalizzazione da parte della famiglia Giordano, e se ho usato quel termine non mi riferivo certo ai familiari di Salvatore Giordano. Quindi queste vicende non debbano mai essere, a mio avviso, strumentalizzate da nessuno, da nessuno. La targa non solo è un'idea, è già una decisione che abbiamo preso. Ovviamente voi sapete che sulle targhe c'è una legge, c'è la toponomastica, bisogna rispettare dei tempi. Io credo che un gesto forte sarebbe quello prima di Natale, di mettere in quell'area un bell'ulivo, una bella pianta con il ricordo di Salvatore, con una bella frase. A me farebbe piacere farlo insieme ai familiari. Ecco, la gioia più grande sarebbe farlo insieme. Se non ci sono le condizioni per farlo, perché ripeto, il rispetto assoluto in questi casi va ai familiari. Tutto il resto, il sindaco, la città di Marano, la città di Napoli vanno in secondo piano. Quindi se lo facciamo insieme sarebbe la gioia più grande. Altrimenti comunque noi prima di Natale lo ricorderemo, perché tutta Napoli che si stringe attorno a Salvatore, ripeto, è stata una tragedia che nessun gesto potrà mai in qualche modo lenire. Io mi auguro però anche che sia fatta giustizia, per quanto la giustizia terrena non può ovviamente lenire una sofferenza così grande, però mi auguro anche che se c'è qualcuno che ha sbagliato paghi, perché una morte così non si può accettare.